tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Operazione antidroga della polizia, arrestato un 29enne di Cartoceto. Saranno 150 gli ex soldati che si sono addestrati a Fano e che si ritroveranno per una rimpatriata sabato prossimo in città. Il fermo pesca è terminato, ma al mercato i prezzi del pesce sono ancora alti e tengono lontani i clienti. Cambio al vertice del Comando Provinciale dei Carabinieri di Pesaro, dopo Filoni arriva Ricciardi. Bilancio di fine estate positivo per le Proloco del territorio, che hanno gestito oltre 30 eventi con 1000 volontari e 80.000 presenze. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera, l'informazione locale anche questa sera si apre con la cronaca e l'arresto di un 29enne di Cartoceto. Tutti i dettagli nel servizio di Lino Balestra. Gli uomini del commissariato di Fano, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, nel tardo pomeriggio di ieri, assieme ai colleghi della squadra mobile di Pesaro e del commissariato di Urbino, hanno arrestato un pregiudicato nullafacente residente a Lucrezia di Cartoceto di 29 anni, colto nella flagranza di reato di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività investigativa, compiuta sul territorio, negli ambienti frequentati dai tossicodipendenti, ha consentito agli agenti di polizia di acquisire notizie circa una fiorente attività di spaccio di cocaina condotta da un cittadino italiano residente a Fano, messo subito però sotto controllo dalle forze dell'ordine. Proprio in questi ambienti il 29enne è stato bloccato mentre in sella alla sua bici dalla sua abitazione si dirigeva verso un vicino bar, ritrovo di numerosi giovani della zona. Una volta perquisito dagli agenti delle volanti, gli sono stati trovati addosso e sequestrati 11 grammi di cocaina purissima, suddivisa in più involucri, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento in dosi della sostanza, nonché la somma di 215 euro, con ogni probabilità provento dell'attività di spaccio. L'uomo veniva così tratto in arresto e condannato nella mattinata odierna dal giudice del Tribunale di Pesaro alla pena di 8 mesi e 2.000 euro di multa con pena sospesa. Secondo gli investigatori, l'uomo nel corso del tempo era divenuto un punto di riferimento per i numerosi consumatori di cocaina provenienti da tutto l'entroterra fanese. È stato condannato a 5 mesi e 10 giorni di carcere un 28enne pachistano sorpreso con un etto di marijuana. Ad arrestarlo alcuni giorni fa sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Fano alla stazione ferroviaria, dopo che era stato fatto scendere da un treno proveniente da Bologna perché sprovvisto di biglietto. I militari che presidiavano la zona, insospettiti dal suo atteggiamento, lo hanno identificato e poi arrestato perché nel suo zaino gli è stato trovato un involucro contenente lo stupefacente. Il 28enne all'arresto si è opposto e tra l'altro i carabinieri sono stati aiutati anche da una volante del commissariato di Fano. Il pachistano arrestato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale è stato giudicato e condannato con rito direttissimo ma liberato immediatamente. Cambio al vertice del comando della Compagnia Carabinieri Provinciale di Pesaro e Urbino. Al posto di Filoni arriva il tenente colonnello Ricciardi, che abbiamo incontrato questa mattina. Da lunedì 11 settembre il tenente colonnello Luciano Ricciardi è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Pesaro e Urbino. 55 anni, romano di nascita ma abruzzese di origini, Ricciardi arriva a Pesaro dalla Legione Marche, dove ha diretto l'ufficio logistico e del personale. Uomo di campo, abile nei rapporti con la stampa, formatosi nell'impegnativo territorio della Sardegna, dove ha condotto diverse decine di indagini per rapimenti ai fini di estorsione, omicidi di lupara bianca e rapine a portavalori, anche finite purtroppo nel sangue con la perdita di due valorosi colleghi rimaste vittime del fuoco dei banditi.
Ricciardi però conosce molto bene la realtà marchigiana, avendo comandato i reparti operativi di Ancona, L'Aquila, San Benedetto, in cui si è distinto in brillanti operazioni di contrasto al traffico di stupefacenti e ai reati contro il patrimonio, con diverse centinaia di arresti. Succede al pari grado Marco Filoni, arrivato a Pesaro nel luglio 2014. Il nuovo comandante si è presentato questa mattina agli organi di stampa. La priorità è sicuramente quella di continuare a garantire il servizio esterno e di ascolto del cittadino. E già questo avveniva nel passato, da quando siamo nati. È continuato nel tempo e continuerà, e spero, fino a che Dio vuole. E quindi è il front office quotidiano col cittadino che si rivolge ai nostri presidi, dove viene ascoltato e si cerca di dare un contributo ovviamente di natura operativa se è necessario, o se no il consiglio che a volte chiede il cittadino. Non sempre si rivolgono a noi per la denuncia o per il fatto di cronaca nera. E partono lunedì prossimo i lavori per la demolizione di due strutture in disuso nell'area di Porta Cappuccina per realizzare un'area di sosta più illuminata e sicura dietro la stazione di Pesaro, lo annuncia il sindaco Matteo Ricci. La zona è già utilizzata per la sosta, ma che ora sistemeremo dopo l'accordo con i privati per il comodato gratuito per 2 anni. E adesso andiamo a vedere invece questa fotografia. Vedete, si tratta di un'auto che è finita in un campo dopo essere uscita di strada all'uscita della curva in via Papiri in direzione Zuccherificio. L'auto ha perso il controllo, almeno stando alla traccia sull'asfalto, ed è finita nel campo sottostante facendo diverse carambole, come appunto testimoniano le immagini e le tracce nel terreno. Non è intervenuto nessuno, né polizia né carabinieri, neanche la municipale, il che fa presupporre che insomma sia una cosa che non ha avuto grossi risvolti per le persone. Poi evidentemente, avendo fatto tutto da solo, ha provveduto a recuperare l'auto e a portarla da qualche parte, appunto. Allora, andiamo adesso invece a parlare di un raduno che si terrà a Fano sabato prossimo e che vedrà protagonisti tanti militari che a Fano hanno fatto il CAR, il Centro Addestramento Reclute. Per Fano, sabato prossimo, 16 settembre, sarà il D-Day. Infatti sono attesi oltre 150 ex commilitoni provenienti da tutta Italia che hanno fatto il CAR nella caserma Paolini in occasione del primo raduno militare 28° Reggimento Pavia. Questa adunata, partita dalle fulgide menti di Luca Valentini e Silvano Clappis, abbracciata in men che non si dica da Luciano Cecchini di Alberghi Consorziati, che della caserma e delle sue illustri presenze ne sono profondi conoscitori. Ma senza andare a scomodare famosi politici e rock star passati per la Paolini, che per 30 giorni hanno fatto di Fano la loro casa, gente comune che magari si è stabilita a Fano mettendo su famiglia o abbia incontrato la sua futura moglie e poi è ritornata al paese d'origine, hanno subito risposto con entusiasmo a questa brillante operazione a Marcord. Quindi è un'occasione per la città per riospitare tante di queste persone che tornano a rivisitare la città, diventa anche un'occasione di promozione e di richiamare l'attenzione su Fano. C'è ancora quella piazza? C'è ancora quella pizzeria? E nel lungomare c'è ancora questo o quello? La caserma è operativa? Che fine hanno fatto quello o quell'altro? Tante domande, sempre di questo tono, sono arrivate agli organizzatori in queste settimane da tutti coloro che hanno chiamato per dare la loro adesione e testimonianza dei ricordi indelebili e delle esperienze simili a tanti giovani che in anni particolari come gli anni 70-80 hanno lasciato nelle menti degli ex commilitoni, per i quali è stata predisposta una fitta agenda di appuntamenti a partire fin da sabato mattina.
Con l'arrivo del sabato mattina abbiamo la piazza che è 20 settembre col mercato, poi i commilitoni naturalmente vorranno girare e vedere la città, i posti dove hanno trascorso il periodo della leva. Alla sera, il sabato sera, dopo le 21 faremo questo revival di DJ dell'epoca. La domenica invece ci sarà un bellissima cerimonia dentro la caserma Paolini, dove verrà data l'alzabandiera, la Santa Messa e naturalmente le foto di gruppo, tutte le autorità militari e civili saranno invitate. Va da sé che per quei due giorni non sarà possibile parcheggiare all'interno della struttura e tantomeno insomma tenere le auto lì, quindi quelle che troveranno, quelle che saranno ancora parcheggiate all'interno della caserma verranno rimosse. Poco pesce e prezzi alti, i clienti scarseggiano, è la situazione fotografata questa mattina al mercato del pesce di Fano dalla nostra troupe. Il fermo pesca, così come strutturato, non ha mai convinto nessuno degli operatori, i pescatori men che meno, che invocano da tempo un fermo scaglionato in base al periodo riproduttivo delle singole specie e non lo stop indiscriminato di 45 giorni che sa più di indocoio coio. Ma quest'anno alle lagnanze dei pescatori prima del fermo pesca si aggiungono le insofferenze dei rivenditori che alla ripresa della pesca si aspettavano tanto pesce e tanta gente tra i banchi. Ma ad oggi nulla di tutto questo è avvenuto. Dopo la pausa per il fermo pesca di quest'anno, amaro in bocca per i pescivendoli. Musilunghi quindi questa mattina tra i banchi del mercato, in piazza Andrea Costa, a Fano. Il problema è la poca varietà, le scarse quantità ed i prezzi così alti. Triglie e mazzole non incontrano i gusti di tutti i consumatori, che in questo periodo per la maggior parte ricercano sogliole o seppie. Alle 4.30 di questa mattina le poche cassette di pescato battute all'asta sono andate esaurite in meno di 45 minuti e i prezzi al dettaglio così sono mediamente più alti di 3-4 euro rispetto al dovuto. Non è andata tanto bene, il pesce, c'è il pesce basso come sempre, le triglie, le mazzole e basta, altre cose, calamari, seppie, sono venute a mancare. Beh, diciamo che dopo 24 anni che riprendo il mercato, quest'anno è stato veramente, veramente scarso rispetto a tutte le altre volte. Diciamo, le aspettative non sono state ripagate per niente, purtroppo. Sia per varietà o che per prezzo, qual è quello che... Più di tutti la quantità e anche le varietà, che sono venute a meno diverse qualità di pesce che purtroppo gli altri anni erano in prevalenza, ecco. Per il momento molto deludente, speriamo nei prossimi giorni la situazione migliore. Come potete vedere, pesce dell'Adriatico quasi zero, mazzoline, due nocchiette e un po' di triglie, sui due giorni. Forse non so se è stato il tempo, come ieri il Garbino, che hanno pescato qua vicino, però pesce ce n'è poco. Lo definirei il peggior dopoferma di tutti i tempi. Ma non a tutti i prezzi sembrano così alti. Per chi vive nell'entroterra, tipo in Toscana, questi prezzi comunque sono un affarone. Trovo abbastanza buoni, perché noi siamo abituati in città, veniamo dalla Toscana, sono molto più alti, molto, abbastanza più alti. Andiamo a vedere adesso invece queste fotografie che si riferiscono all'asilo, alla scuola Galizzi, perché ieri l'opposizione di centrodestra a Fano ha inviato alla stampa alcune fotografie di questa scuola mostrando appunto la situazione dell'intonaco, come vedete, e che non è certo il massimo per essere un luogo frequentato da bambini. Ebbene, oggi dall'ufficio tecnico del Comune di Fano fanno sapere che all'interno di questi locali è stato già programmato un intervento molto semplice di rifacimento dell'intonaco e la successiva tinteggiatura della parte di muro colpita dall'umidità di risalita. Questa è la risposta
al centrodestra del Comune di Fano, che ha, definito la diffusione di queste immagini attraverso la stampa un vero e proprio sciacallaggio. Allora, adesso invece parliamo della stagione estiva che ormai è giunta al termine e soprattutto del bilancio che hanno fatto le Proloco di questa intensa estate 2017. Un motore umano di 1000 volontari spalmati in 40 associazioni hanno permesso a Destinazione Fano, con i suoi 30 eventi culturali e 6 campagnoli, oltre ai diversi appuntamenti per famiglie e bambini, di accogliere e gestire ben oltre 80.000 presenze nell'estate fanese. Un risultato di grande orgoglio per il presidente Etienne Lucarelli, ma sottolineato anche dal vice sindaco Stefano Marcheggiani, nonché assessore al turismo, per il quale la sinergia tra comune ed associazioni ha portato ad un grande valore alla città. Il bilancio a chiusura degli eventi estivi coordinati dalla Proloco di Fano hanno quest'anno visto anche la comparsa di altri soggetti come la neoformata Obiettivo Ponte Sasso, che ha creato un nuovo appuntamento estivo proprio nella località. È sempre tempo di resoconti, no? Alla fine di una stagione, e farlo è sempre molto emozionante, perché ripercorrendo tutti gli eventi fatti si capisce quanto i volontari abbiano realizzato all'interno di una città e quanto sia stato importante il loro supporto a livello umano. Quindi eventi di tipo campagnolo che richiamano le tradizioni, eventi molto semplici, ma anche la semplicità è una dote da non sottovalutare, eventi più costruiti e importanti che hanno raggiunto anche fatti dalle associazioni, ma che hanno raggiunto livelli nazionali. Ma tra tutti gli appuntamenti estivi, il più targato Proloco di tutti è sicuramente In Gir per Fan, che ogni anno registra una crescita esponenziale di presenze che lascia sempre sorpresi i suoi organizzatori. È arrivato ad un livello altissimo quest'anno, abbiamo praticamente riempito la città, veramente una manifestazione centrata. È un bollino Proloco perché è realizzato un po' da tutte queste associazioni che si mettono insieme, entrano nella città, ognuno cura un aspetto, da quello delle visite a quello gastronomico, oppure quello delle musiche o quelle delle attività artistiche, e in tutto questo si riesce a dare una vitalità piena alla città. Dopo di noi c'è Box, i protagonisti di Fano, poi In Cucina con lo Chef e subito dopo uno spettacolo di danza. Noi ci vediamo domani mattina alle 7.30 con Occhio ai Giornali. Arrivederci.